Salve, sono Tommaso De Rosa, docente di enogastronomia. Siamo alla Toffini Academy, la scuola di arte culinaria della Toffini Cucine. Oggi realizziamo i pasticcini con crema amarena. Sicuramente saranno contenti i vostri bambini, ma per voi sarà un bel ricordo della vostra infanzia. La preparazione è molto semplice e adesso elenchiamo gli ingredienti. Crema pasticcera, amarene sciroppate, e della pasta frolla. Per la realizzazione dei nostri pasticciotti crema e amarena occorreranno delle formine e utilizzeremo queste formine leggermente allungate, che è la classica forma, caratteristica forma del pasticciotto. Passiamo alla preparazione. Recuperiamo la pasta frolla, ne tagliamo un pezzo, un velo di farina sul tavolo e con l'aiuto del mattarello tiriamo la sfoglia. Una volta distesa la pasta frolla, con l'aiuto di un tagliapasta o coppa pasta, iniziamo a fare dei cerchi. Mi raccomando, lo spessore della pasta frolla deve essere di circa mezzo centimetro. I cerchi verranno adagiati nelle formine. Adesso, con l'aiuto di un coltello, eliminiamo la pasta frolla in eccesso. Recuperiamo una sacca poche, oppure se volete potete utilizzare anche due cucchiai, e all'interno mettiamo la nostra crema pasticcera. Mi raccomando di utilizzare una crema pasticcera abbastanza soda. Utilizzate un po' di amido di mais oppure di farina in più. A questo punto iniziamo a farcire i nostri dolcetti. Facciamo un primo strato con la crema pasticcera e introduciamo le amarene. In realtà le possiamo utilizzare, se volete, intere oppure tagliate a metà. A questo punto aggiungiamo un altro po' di crema pasticcera. I nostri pasticciotti sono quasi pronti, non ci resta che chiuderli. Recuperiamo la pasta frolla che è avanzata quando abbiamo formato ovviamente i cerchietti. La ristendiamo e con l'aiuto sempre di un coppa pasta facciamo dei cerchi. Schiacciamo per bene la pasta frolla in modo da sigillare per bene il nostro pasticciotto, eccolo qua. I nostri pasticciotti sono quasi pronti, non ci resta che infornarli. Li cuociamo a circa 180 gradi per 20-25 minuti. Li abbiamo pennellati con dell'uovo battuto e un goccio di latte e io come decorazione li ho spolverati anche con dello zucchero semolato. In realtà avranno così una crosticina un po' più croccante e ancora più buona. Andiamo a infornarli. Una cosa che non dovete fare mai, evitare di riempire troppo di crema il pasticciotto. Potrebbe implodere e potrebbe far fuoriuscire tutta la crema dal dolcetto. Se proprio le amarene non vi piacciono, potreste sostituirle con una marmellata d'albicocche o di pesche.